Everything's difficult. Help me help you. E bet ragazzi, benvenuti in questo video. Ragazzi, questo è un costo di ragazzi, siamo questo video. Dove siamo ragazzi? In un video importantissimo. Dovete vedere tutto fino alla fine. Ma ragazzi, siamo arrivati al momento, ragazzi. È tornato settembre, è tornata, tra virgolette, la scuola. Ragazzi, ora, quale sarà il futuro del canale, ragazzi? Non vi preoccupate. Non vi preoccupate, state fermi, ragazzi, che ho già provveduto a tutto. Ragazzi, per il canale ho pensato una scaletta che per me sarebbe comodo. Ragazzi, una bella scaletta, ve la dico, ragazzi. Ora adesso ve la dico. I video usciranno il lunedì o il martedì. Lunedì o mercoledì e il venerdì. Se in caso ragazzi, il lunedì lo dedicherò tutto ai recap ragazzi, perché ormai è cominciata la stagione. Ma se in caso non finiranno di lunedì o martedì, il video lo farò martedì, quindi forse martedì farò un video. Ma poi se non ci sarà la partita del lunedì, quindi il recap la farò lunedì. Ragazzi, invece per il mercoledì e il venerdì lo dedicherò ai vari giochi diversi, i vari videogiochi ragazzi. Spero che questa scaletta vi possa piacere. E sabato e domenica mi concentro sul riposo e la registrazione dei video. Quindi ragazzi, spero che questa scaletta vi possa piacere. Ve la metterò anche durante questo video ragazzi, perché i video saranno sempre alle 19:30, perché è l'orario che mi piace di più pubblicare i video, alle 19:30, alzando la serata ragazzi, cioè, mi potrebbe piacere questo orario. Ragazzi, non parliamo solo di questo ragazzi, voglio solo dire una cosa. Non dedicherò molto a YouTube ragazzi, perché ormai la scuola è alle porte. Questa è una scaletta che per me è ottima, direi perfetta, per far uscire i video. In questi giorni un video l'ho fatto e farò video per adesso, farò molti video per le prossime settimane, e sempre il lunedì e martedì la dedichiamo ai recap e gli altri giorni le dedichiamo ai videogiochi. Ragazzi, ormai io devo ritornare alla mia solita vita ragazzi. Abbiamo passato l'estate quest'anno, oltre ad andare a mare abbiamo passato a fare molti video ragazzi, e voglio ringraziarvi tutto il supporto che mi avete dato quest'estate ragazzi. Per me ragazzi ormai è ritornato il momento che io devo pensare alla scuola ragazzi, devo pensare a studiare, ma non vi preoccupate, il tempo lo dedico ai video, ve l'ho detto ragazzi, questa sarà la scaletta e non voglio cambiarla ragazzi. E non usciranno i video ragazzi durante la settimana, perché li registrerò il sabato e la domenica. E poi ragazzi, non parliamo solo di questo, parliamo anche delle novità che ci saranno sul canale ragazzi, delle bellissime novità. È arrivato settembre, io settembre lo chiamo un mese proprio del nuovi arrivi sul canale, e quindi ragazzi vi svelo alcuni giochi che cambieranno il canale. Ragazzi, il nuovo gioco che proprio la coppia di Fall Guys, Fall Duelist 3D, che è un bellissimo gioco che dopo lo scarico e vi faccio un video, penso le prossime settimane ragazzi. Fall Duelist, che è la coppia di Fall Guys, che non sarebbe male come gioco da portare sul canale, quindi ragazzi l'ho visto e mi è piaciuto molto, quindi non sarebbe male qualcosa di Fall Duelist, vi spero che vi possa piacere e speriamo ragazzi che ci divertiamo con Fall Duelist. Lo porterò, non so, già in live su YouTube porto Fall Guys, quindi penso che solo nei video porterò Fall Duelist, ma direi mai ragazzi. Poi ragazzi, porterò oltre a Fall Duelist, porterò naturalmente come ogni anno FIFA 21. Ragazzi, parliamo di FIFA 21. FIFA 21 quest'anno mi sta piacendo. Ragazzi, FIFA 21 l'hanno proprio modificato. Quest'anno ragazzi, FIFA 20 è da scartare. Da scartare. Non mi è piaciuto quest'anno FIFA 20. Non ho continuato carriere perché ragazzi, perché FIFA 20 mi ha annoiato ragazzi.
ha reso brutta la carriera. Ha reso brutta la carriera. FIFA 20, non ci ho portato, ho portato solo pochi episodi nella fine del FIFA 20. E ragazzi, vi do un consiglio, intanto che aspettate FIFA 20, giocate al 19, perché il 19 mi ha divertito molto, mi sta divertendo molto perché sto portando la carriera con l'Eintracht. E sul 19, non solo questo, arrivano anche altre carriere, anche su FIFA 21. Ragazzi, poi su FIFA 21 porterò anche tanti bei tornei, ragazzi. Sui live e anche penso sui video, ragazzi, sui tornei che li voglio portare anche sul 21 e anche sul 21, ragazzi. Faremo tanti bei tornei, vediamo, spero che vi sono piaciuti i miei tornei su FIFA 21 e l'ho apprezzato moltissimo. Faremo tantissime belle cose oltre ai tornei. Giocheremo un po' all'Ultimate Team, perché ragazzi quest'anno Ultimate Team l'hanno cambiato, come ho parlato nel video delle icone, hanno modificato, che puoi modificare lo stadio. Hanno cambiato che tu quando giochi le divisioni non ti fa scendere, questa è un'ottima cosa. Mi stavo lamentando su questa cosa, per esempio quando giocavo di Rivals arrivavo in divisione 3, ho divisione 1, ho divisione 1, ho rango oro, rango 2, ho rango quello nero, subito il gioco mi faceva scendere. Poi ragazzi, ho modificato pure la carriera allenatore, stile football manager, hanno modificato la simulazione e l'hanno fatta bellissima. Per esempio, se ti fanno un fallo, quello ti fa battere il calcio di rigore durante la simulazione, ma che figata è! Poi hanno messo il diritto di riscatto, finalmente hanno messo il diritto di riscatto. La stavo aspettando, speravo che su FIFA 20 l'avrebbero messo. No, invece no, quest'anno FIFA 20 è stata la coppia di FIFA 19, ma brutto, perché ragazzi mi sono lamentato pure della carriera giocatore. Perché ragazzi, la carriera giocatore quest'anno non mi ha divertito, ma anche la carriera allenatore. L'Ultimate Team hanno sempre lo stesso, ma solo in alcune cose, ragazzi. Per fortuna quest'anno FIFA 21 è cambiato. E spero, ragazzi, il 9 ottobre subito lo vado a prendere, ragazzi, ve lo prometto, il 9 ottobre. Non vedo l'ora che arrivi il 9 ottobre, che il giorno capita di venerdì, come ho detto, ci apre la demo. Proveremo anche la demo, farò un video sulla demo e proveremo anche la demo in live insieme. Poi porterò anche tantissime novità, una rebuilding in varie squadre, porterò tantissime cose, ragazzi. State all'erta, questo FIFA 21 spaccherà sul mio canale, lo porterò molto spesso questo gioco, ragazzi. E anche un po' di live. A proposito delle live, ragazzi, le live, se tutto andrà per il verso giusto, saranno confermate per il sabato e la domenica. Perché il sabato, se in caso se sabato se no se sabato non riuscirei a finire, se in caso dovrei studiare, le live di sabato saranno di sera, non so se andrebbero bene per voi. La domenica sempre confermate alle 15, dalle 15 alle 15 alle 17, ragazzi, sempre confermato per la domenica. Per il sabato un po' mi sta preoccupando, ragazzi. Poi ragazzi, oltre porterò anche un po' di video di GTA 5 online. Infatti ragazzi, porterò un po' anche GTA 5 online, porteremo missioni, un po' di missioni, porteremo un po' di gare, porteremo un po' di tutto, ragazzi. Poi non lo so, porteremo anche delle qualcos'altro, ragazzi. Ancora alcuni contenuti sono ancora in stand-by, ancora in fase di elaborazione. E ragazzi, vi dico una cosa, io sono in stand-by per la demo, non vedo l'ora di giocare, di provare la demo di FIFA 21, almeno potrò capire come sarà il gioco, come l'hanno strutturato quest'anno, e vi dirò tutto, ragazzi. La demo uscirà il 25 di settembre, mamma mia. Poi ragazzi, poi porterò forse Rocket League, perché ragazzi Rocket League lo metteranno gratuito, se avete l'abbonamento a PlayStation Plus dovete permettere Rocket League. Metterò anche un po' di video su Rocket League, scusate la porta, questa porta si diverte molto a chiudersi, ma lasciamo stare, lasciatemi aperto, ragazzi. Come tornare a vedere Rocket League, uscirà il 23, il giorno prima che io devo tornare a scuola, il 24 di giovedì, siamo dette, ragazzi.
Ma ragazzi, è arrivato il momento, ormai queste scuole le devono riaprire, se no dobbiamo stare di nuovo a casa e diventare... non andare più. Ma tutto ragazzi, spero che avete passato un ottimo primi giorni di scuola, e almeno la scuola deve ancora iniziare. E che vi devo dire ragazzi, buona fortuna per quest'anno scolastico, anche per me, perché ragazzi... Io dovevo fare il primo anno di liceo, ragazzi. Io sono Luca, ma... Ragazzi, per me sarà tutto una cosa nuova. Ma va bene, lasciamo stare, ragazzi. Come stavamo parlando di Rocket League, ragazzi, ho fatto un sacco di partite, ho fatto anche live. Bello, ragazzi. Un po' di Fall Guys, perché ragazzi, io feci un video su Fall Guys, poi l'ho tolto, ragazzi, perché era già uscito un altro video. Io, la mia priorità ragazzi, uscire un video al giorno, un video per ogni... Non sarà più... Ragazzi, poi quando tornerà di nuovo l'estate, i video usciranno tutti i giorni. Invece questa è la scaletta, ve la ripeto. Lunedì, forse lunedì, dipende tutto dai recap. Il martedì, il mercoledì e il venerdì. Allora, ripeto, forse il martedì. Il martedì, poi il giovedì e il venerdì, dipende. Se no, se non ci sarà la partita del lunedì, ma penso solo martedì. Martedì, giovedì e venerdì. Ma tutto dipende, ragazzi. Se in caso non c'è la partita del lunedì, ragazzi, i video saranno il lunedì, il mercoledì e venerdì. Un po' esagerata, ragazzi, ma va bene, non fa niente. Quindi, ragazzi, che dire? E quindi ragazzi, buona fortuna ragazzi per questo anno scolastico, vi do un bocca al lupo a tutte. Come avete, il titolo sarà così. Quindi ragazzi, che dire, è tutto nel mio video. Spero che questo video non sia venuto troppo lungo. Quindi ragazzi, è tutto. Quindi è tutto. Buona giornata ragazzi. Ciao.